I costruttori di Pescara potrebbero avere via libera per i loro progetti di edificazione del tratto di strada compreso tra le piscine e le naia di Labineta Nord. In attesa del Consiglio Comunale di settembre, in cui si dovrà discutere la specifica delibera, Rifondazione Comunista anticipa i tempi per iniziare a tenere alta l'attenzione dei cittadini di Pescara ed impedire il tentativo di cementificazione della strada Parco. Maurizio Acerbo, capogruppo di Rifondazione Comunista, in Consiglio Comunale. L'amministrazione comunale ha intenzione di dire sì alla proposta di costruttori di realizzare 6-7, spero che non diventino in corso d'opera 8 palazzi, nell'area che noi abbiamo fatto vincolare con la variante che elaborò e impose di fondazione nel 2004, che va dalle Nayadi. Fino al, alla sede del corpo forestale, un'area preziosissima della città che appunto noi volevamo che diventasse Parco Nord. Maurizio Cervo dichiara inoltre che il Comune giustificherebbe la difficoltà di sbarrare la strada ai costruttori per mancanza di risorse economiche necessarie ad acquisire la pregiata area. Affermazione contestata dall'esponente di Rifondazione Comunista che così critica la maggioranza di centrodestra. Faccio notare che uno, il Comune non deve acquisire l'area domani mattina, Intanto deve preservarle per il futuro della nostra comunità. Due è che se il comune evitasse di fare delibere con cui regala premi di volumetria del 50% ai costruttori e invece se li facesse pagare queste deroghe come prevede il regolamento degli accordi di programma di soldi per comprare queste aree ce ne sarebbero a bizzeffe. Una cosa è certa, noi chiamiamo cittadini la mobilitazione perché a settembre-ottobre quando arriva, arriverà questa delibera in consiglio comunale deve trovare non solo il nostro ostruzionismo, ma la protesta della cittadinanza di Pescara.